Io dico la verità, io sto dicendo la verità. Un'affermazione spesso nella nostra bocca e spesse volte anche brandita come una spada di fronte a un avversario che si vuole umiliare, vincere, schiacciare. Questa espressione io sto dicendo la verità impressiona sempre. Gesù ha di fronte quei giudei, dice l'Evangelista, che gli avevano creduto, quindi uomini che avevano aderito in qualche modo alla sua persona, quei giudei che potremmo essere noi, credenti che aderiamo a Gesù, ma loro Gesù dice: intanto cercate di uccidermi. Potremmo essere noi, non dimentichiamo. Allora io dico la verità, di fronte alla frase di Gesù, conoscerete la verità. Quando diciamo io dico la verità, di solito si intende io sono sincero, cioè sto dicendo quello che penso. E questo è certamente reale. Ma ciò che io penso, il mio pensiero, è la verità? Cioè, cosa vuol dire è la verità? Corrisponde alla realtà? Corrisponde a Dio? Perché posso dire quello che penso, essere fermamente convinto di un'affermazione, di una realtà, di una faccenda, ma quel mio pensiero non è la verità, è una menzogna, è un inganno. Io dico la verità. Qua Gesù invece propone un'altra strada, conoscerete la verità, sta parlando a dei giudei, a dei credenti in Dio e anche a uomini che hanno creduto in lui. E Gesù dice, rimanete nella mia parola, è questa la strada che ci permette di diventare suoi discepoli. Allora, se rimanete nella mia parola, sarete miei discepoli, allora conoscerete la verità. La verità della vita, la verità della realtà, la verità degli altri. È un cammino, è un itinerario, è una progressione che ha come termine la libertà. Se rimanete miei discepoli, conoscerete la verità vi farà liberi.